Oggi siamo qui per il quarto appuntamento, in cui vi faccio vedere le fustelle della Big Shot. Dunque, qualche giorno fa ho fatto un ordine su quel famoso sito di Londra, The Glitter Pot, e ho ordinato questa fustella qua. Niente, mi piaceva l'idea perché erano praticamente ci sono dentro una, due, tre, quattro fustelline che fanno la forma ovale, tutta intagliata intorno. Niente, aspettate che ve le faccio vedere più da vicino. E quindi ho detto, vedendo la convenienza tra prezzo e qualità, nel senso che comunque c'erano quattro fustelle dentro, ho detto perché non prenderle? Niente, il pacco mi è arrivato l'altro ieri e allora stasera ho deciso di fare in diretta insieme a voi il tutorial per vedere come funzionano, perché è veramente la prima volta che le uso, quindi non ho idea, cioè, di cosa venga fuori. Niente, vabbè, la marca è sempre quella della Sixy, Sizzix, che è quella della Big Shot. Non so se si pronuncia così, ma io l'inglese veramente. E il, aspettate, ecco qua. La fustella si chiama in questa maniera. Detto in italiano è un ovale. Ok. E anche questa qui è la marca della fustella, cioè si chiamano così. Niente, procediamo insieme con l'apertura perché ovviamente è la prima volta che la utilizzo, quindi la vado ad aprire. Non riesco. Queste qua le ho pagate 12 sterline, mi sembra. Sì. Aspettate che vi do la conferma. Aiuto, 12 sterline e 49. Allora, io ho deciso di fustellare questo qua. Quindi ora vedremo. Ah, sono attaccate con dello scotch. Ecco. Allora, secondo me va bene questa qua. Sì. Uso questo e poi magari uso quest'altro per fare il là sotto. Allora, spostiamo questo. Procediamo. Tolgo un pochino di cose. Prendo la mia Big Shot. La vedete? Spero di sì. Allora, per usare queste fustelle abbiamo bisogno della piattaforma sicuramente. Quindi la prendo. Allora, dobbiamo girarlo dalla parte, vedete, qua c'è tutto una specie di rilievo di intaglio che secondo me è questo qua che taglia. Cioè, secondo me è così. Quindi prendiamo il pezzo di plexiglass, posizioniamo bene la fustella in modo da centrare il disegno. Scusate, prendiamo un altro pezzo di plexiglass. State attenti perché quando appoggiate magari si potrebbe spostare la fustella. Ok, mettetelo sopra la piattaforma e andate a girare. Si è incollato perché sulla fustella c'è un po' di colla. Ah, ed ecco qua. Guardate che carino. Bellissimo. Troppo carino. Adesso procediamo con l'altra, col cartoncino, così faccio la base sotto, da renderlo un pochino più carino. Allora, posiziono sempre la fustella in modo dalla parte che è rilievo, piattaforma,
pezzo di plexiglass, piattaforma, vado ad appoggiare e fustello. Questi pezzettini qua li potete sempre usare per fare qualcosa. Non buttate via mai niente, mi raccomando, perché tutto si può riutilizzare, ricordatevelo. Ed ecco qua un altro pezzettino. Ah, troppo carino. Allora, aspettate che adesso sposto la Big Shot e andiamo a montare il tutto. Io direi di sporcare un pochino il bordo e lo facciamo con un tampone di color rosa e un tamponcino piccolino. E piano piano andate a sporcare il bordo in questa maniera. Molta calma, non abbiate fretta, fate comunque una pressione molto leggera, non troppo forte, perché sennò rischiate di buttare lì il colore e basta. Beh, adesso il timbro io non l'ho colorato, ma ovviamente andrebbe colorato, ma è giusto per farvi vedere a voi come funzionava la fustella. Ecco, direi che così riuscite a vedere. Direi che così va bene. Poi prendiamo, anzi, facciamo così. Uso il, invece di usare il biadesivo, uso il topino, come lo chiamo io. Oh, scusate se faccio avanti e indietro, ma non mi ero preparata agli strumenti. Questo qua io lo chiamo il topino, che è praticamente un nastro, come fosse lo sbianchetto. E invece di sbianchettare, praticamente ha la colla dentro, quindi lo passate. Potete usare anche il biadesivo, io avevo qua il biadesivo, classico biadesivo, ma per far prima e farvelo vedere uso il topolino. Allora, e poi andate a centrare. Aspettate che dei fili di cartoncino. Fate una leggera pressione ed ecco qua il vostro timbro finito. Dai, carina, ne valsa la pena comprare questa fustella. Decisamente molto molto bella. Niente, spero che anche questo tutorial vi sia servito e che vi possa essere utile. Aspettate che vi faccio un primo piano così magari riuscite a vederla meglio, ok? E niente, se vi è piaciuto mettete mi piace sotto a questo video per qualsiasi dubbio, perplessità o se volete solo un parere, non c'è che scrivermi un vostro pensiero qui sotto nel box informazioni e niente. Vi saluto, un bacio e alla prossima. Ciao!